Ho avvistato degli UFO che mi seguivano su GTA 5. Praticamente io, mentre investigavo su diversi misteri, ad un certo punto sul Monte Chiliad sono spuntati degli UFO che non dovrebbero spuntare. È stato molto inquietante. Questi sono i segreti oscuri di GTA 5. Questa è una chiesa che si dice essere maledetta. Peraltro devo mettere la torcia così almeno si vede qualcosa. Ah, bella questa. Questa è la pistola degli alieni, guardate. Peraltro anche questa è molto strana e misteriosa, la pistola degli alieni. È una pistola che tecnicamente non è terrestre. E questa chiesa dovrebbe essere appunto maledetta. Se io solo trovassi una torcia, però sarebbe ideale. Non c'è la torcia. Ah, io posso andare avanti. Sono caduto. Vabbè, allora vi spiego come è successo. Praticamente io ho tutti delle cose strane, tipo dei trucchi, dei comandi, tipo, ma perché c'è rimasto un riquadro adesso? Scusate, ma è rimasto un riquadro. Ok, perfetto, bene, meno male. No, stavo dicendo, delle mod per provare, insomma, a cercare di trovare meglio gli indizi. E siamo su un server dove investighiamo tutti i misteri. Ragazzi, cos'è successo? Io ero qua che stavo cercando di trovare la dannata torcia e la macchina sta facendo questo strano verso. Ok, questa non è una cosa normale. No, scusate un attimo, non ci siamo proprio, ma che caspita? Questa è un'altra macchina? Scusate, raga, ma cioè, sono stato io. Non credo di essere stato io. Con la pistola possiamo spingerla giusta. Beh, è proprio una macchina normale, che peraltro è più bella di questa, quindi io la prenderei. C'è la chiesa che sta suonando. A parte che notte, di solito la notte, se non mi sbaglio, la chiesa non suona. No. No, non mi di, ma che caspita. E di nuovo questa? What? Si è fermata! No, raga. No, io ho paura. Ma che caspita, perché succede questo? Ok, peraltro qui ho anche trovato questa cosa. Che è una rampa, ma raga, ma scusate, ma qua non ci dovrebbe essere una rampa qui in mezzo. Vediamo un attimo se ci giriamo un attimo intorno che cosa possiamo trovare. Comunque ci ho messo letteralmente un sacco di tempo a trovare la torcia. Allora, ci sono in effetti un po' di oggetti, però... Allora, sono successe un paio di cose strane, tipo il clacson dell'auto che è suonato. Poi... Cos'era? Ah sì, giusto, è spawnata un'altra auto che non c'entrava niente, raga. E poi la campana, che la notte di solito nelle chiese non suona la campana, se non mi sbaglio, no? E però provando a, insomma, entrare nel muro con questo, vedete, si cade giù. E sembra non esserci niente. Forse bisogna attivare l'evento ad una de determinata ora, magari un evento strano, particolare, dove si può entrare nella chiesa, se no non c'è tipo la possibilità di entrare. Quindi potremmo anche ritornare in un prossimo video qua. Adesso però andiamo al prossimo mistero. Beh, come vedete, questo è tipo il campo dei cultisti. Che se non lo sapete, molti che magari sono nuovi, che non giocano da GTA da poco, magari che non lo conoscono, magari davvero non lo conoscono. Però praticamente qui in effetti ci sono delle persone su GTA che venerano gli alieni. Vedete, questo tecnicamente dovrebbe essere una sorta di UFO che tecnicamente loro pensano arrivino dal cielo. Beh, in effetti gli UFO arrivano davvero dal cielo. E vedete, questi sono effettivamente loro. Eccoli qua. Cosa stanno facendo? Vabbè, stanno mangiando qualcosa, si stanno godendo il tempo. Sono un po' degli hippie, no? E vedete, queste sono proprio delle facce di alieni. Che è una cosa veramente figa, raga. Cioè, fighissimo. Beh, che guardano ovviamente il cielo, perché dove devono guardare, se no? E ovviamente qua ci sono le stelle, perché ovviamente loro arrivano dalle stelle. Ha tutto quanto molto senso. Questa è la rappresentazione della Terra. Ma la rappresentazione dal punto di vista, diciamo, solo della mappa in America e America del Sud. Poi l'Europa non sembra essere rappresentata. Questi sembrano dei simboli che non mi spiego. Sembrano delle bici, raga, non so perché. Vabbè, forse sono tipo degli UFO, no? Perché ci sono degli alieni che stanno guardando qua. Boh, vabbè, comunque. Life is universal, credo. Quindi la vita è universale. Questo non è inglese, scusate. Vabbè, non so cosa vuol dire. Poi salvaci. Qua non è che succedono molte cose, perché poi qua sono un po' loro che sono
un po', capito, hippie, un po'... possiamo dirli anche pazzi, ma in realtà non sono veramente pazzi loro nel gioco. Perché davvero su GTA ci sono gli alieni. Perché se tu vai, tipo, alle 3 di notte, ci appaiono tipo degli UFO su un monte molto alto, che tecnicamente è il Monte Chiliad. Non so quale, forse è questo. Sì, secondo me è questo. Questo che state vedendo qua davanti. E su questo monte qua è veramente enorme. Alle 3 di notte, con un tempo piovoso, deve essere... beh, lì arriva effettivamente l'UFO. Il che è veramente strano da parte di questa casa che ha sviluppato il gioco, quindi Rockstar, mettere questa cosa, perché è veramente intrigante. Chissà quali sono i segreti che ci sono dietro. Cioè, perché l'hanno messa? Dico, proprio a livello di realtà. Cioè, magari ci vogliono dire qualcosa, chi lo sa. Non lo so, è sempre bello pensare a queste cose, speculare. Però adesso magari vi porto ad un altro mistero. E qua, ragazzi, mi sono teletrasportato. C'era scritto proprio Murder Mystery. Mistero del kill, cioè dell'assassino. Forse questa è la casa, era la casa del killer. Perché vi spiego, c'è tutta una storia del killer dell'infinito. Che parte da una certa, da un certo posto. Sei tu l'assassino? No? Non mi vuoi uccidere? Vediamo se mi vuole uccidere. Non mi vuoi uccidere? Ok, bene. Importante questo. Allora, io direi che il mistero del killer lo lasciamo per un'altra volta, perché voglio proprio... siccome è molto lungo quello, vorrei portarvelo proprio in un video a sé. E vorrei proprio vederlo il killer, se è possibile. Se riusciamo a vederlo, vorrei proprio trovarlo, perché sarebbe veramente fenomenale. Cioè, è fighissimo. Sono dentro un palazzo. Voi dite, ma che, in che cos'è questa cosa? Non lo so, praticamente teletrasportandomi, tipo, sono finito dentro un palazzo. E qui si vede che non c'è niente, no, intorno. Però, in effetti, qua io non sto cadendo. Cioè, avete visto che di solito si cadeva giù sotto la mappa se non c'era niente. Invece si vede proprio che qui c'è qualcosa. Quindi, o mentre stavano sviluppando GTA volevano fare qualcosa qui dentro, oppure è tipo un bug, cosa molto probabile. E... aspettate, eh. No. Ma cosa sto facendo? No, cosa... vabbè, ma posso volare? No, che figata. E poi farò questa cosa. Metterò la puntina qui e mi teletrasporterò. Eccolo qua, teleport to waypoint. Ah! No. Ok. Se avete visto che è successa una cosa strana, sì, capita quando si usano questi menu, è normale, perché non fanno parte del gioco. È venuto il temporale. E già questo fa paura di suo. Oh mio Dio, questo gioco può essere veramente inquietante se lo vuole. Qui praticamente alle 3 di notte, con il temporale, dovrebbe spawnare questo dannato UFO se si muove. E vorrei anche utilizzare dei comandi, però non credo succederà qualcosa, perché questo UFO appena ti avvicini scappa. Cioè, proprio così. Ok. Raga, ma allora, aspetta, vi spiego, stavo giocando al nuovo Zelda, non so se lo conoscete. Ho sentito sto rumore qua. Aspetta. No, aspettate un attimo, questa cosa non è normale. Non è normale. Io vi garantisco che questa cosa non è normale. Com'è possibile? Cioè, raga, questa cosa non succede normalmente. Cioè, ho buggato tutto io con il mod menu, che è probabile. Cioè, guardate, l'UFO, quello che tecnicamente dovrebbe spawnare in cielo, è spawnato qui. E però adesso si può effettivamente vedere meglio com'è. Ok, si può... Si passa attraverso. Purtroppo è la caratteristica di ogni UFO che si rispetti, perché si passa attraverso. Allora, però io posso usare i miei comandini. Aiuto, help me. Ok, perfetto. Scusate, ma veramente quello è tutto buggato. Mio Dio. Allora, ci sto entrando dentro, però... Oh, ok, no, come non detto. Però è proprio... vabbè, ci posso passare proprio attraverso, ma in realtà non è che succede qualcosa. Sembra effettivamente qua c'è l'area di controllo. Scusa, ma lì chi è che... No, aspetta. Guardate. Lì c'è qualcuno, vedete, è seduto qualcuno lì. Oh mio Dio, è davvero seduto qualcuno. Però non riesco ad andarci, perché vedete che ci passo attraverso, non posso proprio andarci. Cosa posso fare? Com'è che si può volare qua? Ragazzi, io non so qua che cosa sta succedendo. Io stavo cercando un modo per volare. No, vabbè, è spawnato un altro UFO, raga. Questa cosa non è normale. Poi mi pare, aspettate una... sotto, mi pare di aver visto un uovo. Quello è l'uovo? Anche quell'uovo è misterioso, perché tecnicamente...
È tipo un uovo dei misteri. Adesso è un po' strano da dire. Eccolo, no, però è qua, è qua, è qua, è qua. Vedete? Questo è l'uovo dei misteri. Cioè, nel senso, quello che intendo è che tecnicamente questo è tipo un uovo di alieno, a quanto mi pare di ricordare da queste leggende. Adesso però c'è da capire come uscirsene da qua senza impazzire. Così? Ok, perfetto, bene. Direi che per oggi i misteri possono bastare qui. È stato veramente molto bello cercarli insieme a voi e mi piace che siano successe queste cose, perché vuol dire che GTA ha ancora tanti misteri da offrirci. Sicuramente ne usciranno molti altri, quindi iscrivetevi al canale e lasciate like.